Sono l'ideatrice di questo esperimento, chiamiamolo così, perché la mia organizzazione è partita in questo modo, come una prova, e ci siamo mossi proprio con i social network e continuiamo ancora a farci conoscere così. Ho voluto, proprio per quanto riguarda le tradizioni, riprendere, diciamo, le origini attraverso le fiabe, che anche se sono fiabe comunque, insomma, antiche, cioè l'origine della fiaba è antichissima, hanno sempre un qualcosa di attuale, infatti sono state riproposte in chiave moderna dai ragazzi con cui lavoro. Infatti vorrei chiamare intorno a me tutti i ragazzi che collaborano e hanno collaborato con Arte per l'Arte in questo progetto e collaboreranno anche in altri, come Francesca Permanelli. Poi ci sono anche Alice Bonò, che non è presente perché è toscana, quindi non è potuta venire, Giulia Gallardini, che sarà qui a momenti per motivi lavorativi, fatto un po' di tardo, e Maddalena Bella, che poi tra l'altro è una curatrice, quindi è una figura importante accanto alla mia. E, dicevo, il nostro progetto è quello di farci conoscere come il desiderio di promuovere l'arte contemporanea in tutte le sue forme, quindi con il disegno, il fumetto, per qualsiasi mezzo sia d'arte, anche la grafica, cioè noi promuoviamo qualsiasi tipo di arte che si definisce la contemporanea. Per me, quindi attraverso me, quindi proprio questa scritta sulla porta, dice: attraverso me si va nella città dolente, cioè nella città dove c'è il dolore, quindi nell'inferno. Per me si va nell'eterno dolore, quindi appunto nel dolore dato dalla dannazione eterna. Per me si va tra la perduta gente, la gente è perduta perché è dannata appunto, non c'è il bene in questo luogo. Giustizia mosse il mio alto fattore, l'alto fattore è Dio, quindi il creatore, mi fece la divina potestate, quindi la potestà, la virtù, la potenza divina mi creò, la somma sapienza e il primo amore. Queste due parole noi le abbiamo trovate anche già nel primo canto dell'Inferno, quando Dante parla del veltro, cioè questo cane da caccia che riporterà nell'inferno la lupa, e quindi Dante parlava che questo veltro si ciberà di sapienza, di virtute e di amore. E quindi questa porta, nella porta dell'inferno c'è scritto appunto che è stata creata dalla potenza divina, dalla somma sapienza e dal primo amore, primo perché appunto quello di Dio. Davanti a me, quindi prima di me, non furono state create cose se non eterne, quindi Dio ha creato solo cose eterne e anche io sono eterna. Lasciate ogni speranza voi che entrate, questa è una frase famosissima che ancora oggi spesso si usa. Infatti il terzo canto dell'inferno è uno dei canti con le maggiori citazioni che noi usiamo ancora oggi nei nostri tempi. Quindi dice: abbandonate ogni speranza voi che entrate, proprio perché nell'inferno entrano i dannati e quindi non avranno mai nessuna speranza di poter avere o ricevere appunto del bene.